25 anni di Fiume la Memoria a Pescara, 21 le edizioni con quella di quest'anno, considerando alcune defezioni dovute alla pandemia e altre problematiche. Ma il Fiume la Memoria c'è a Pescara proprio come uno di quegli eventi di cui non si può fare a meno, e lo ha ricordato lo stesso sindaco in conferenza stampa, tornando alle prime fortunatissime edizioni quando lui era assessore al turismo e quando le amministrazioni pubbliche potevano soffrire di ben altre dotazioni finanziarie. Ma la rassegna che ha ha dato un nuovo vigore al centro storico e a lungo fiume non ha mai gettato la spugna. Merito soprattutto della tenacia del direttore artistico Milo Vallone che ci presenta così l'edizione di quest'anno. Eh, andiamo a riappropriarci di alcuni eh, spazi a noi molto cari principalmente quelli del centro storico ma anche a scoprire e valorizzare posti che eh, meritano di essere appunto riscoperti a cominciare dal lungo fiume di Pescara dove abbiamo una sezione nuova ed è la novità di quest'anno degli aperitivi letterari alle 19.45 e dal 18 al 22 grazie alla collaborazione col circolo nautico Porto Antico avremo lì la presentazione di... Cinque libri collaborando con delle case editrici e staremo sull'argine del fiume ad ascoltare gli autori e le loro presentazioni. Poi gli spettacoli di prima serata dove saremo a Largo dei Frentani, Piazza Garibaldi con il concerto sonora del quartetto Davì che inaugura e apre proprio il festival questa sera e andremo avanti appunto fino a domenica dove saremo sul Pontile di Trabocchio, chiamato così quella parte di Molo che eh, dove il fiume incontra il mare e diventa, insomma, siamo sull'estuario del Pescara, fiume che dà il titolo al nostro festival. È un appuntamento che è entrato all'interno della tradizione dell'estate pescarese, un'estate di cultura, ma anche voglio sottolineare in modo particolare: momento di valorizzazione del fiume, perché la nostra amministrazione già da tempo agisce con azioni concrete proprio per riportare il fiume alla sua centralità nella città di Pescara e anche attraverso la cultura, in questa occasione, attraverso il fiume La Memoria ad accendere un ulteriore faro sul fiume Pescara.